Ciao ragazzi e ragazze, bentornati nel nostro canale. Ora faremo una reazione al video Martilar, la canzone Martilar del cantante turco Edis. È un giovane cantante turco che è originario di Londra, ma che si è trasferito in Turchia all'età di circa 2 anni. È un cantante giovane, ma che ha già avuto molto successo in Turchia, ho letto, quindi siamo molto curiosi di ascoltare questa sua canzone nuova, diciamo, di quest'anno. E iniziamo a guardare. Sì, molto attuale, diciamo, che questa. Görünce durmuyor kan damarda Gelsek de derim yansa baştan biraz daha Üsen şu bal yanaktan Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyor kan damarda Gelsek de derim yansa baştan biraz daha Üsen şu bal yanaktan Dinlettin boynum bükük şarkılar Sesin ben Ya buna kadar tutup da ballare questo Sì Però mi piace il ritmo Sì Ti rimane in testa Parli di tipo la fine di un amore, no? E quindi va divertirsi. Görünce durmuyor kan damarda Gelsek de derim ya savaştan Biraz daha uçan şu dal yanaktan Dinlettin boynum bükük şarkılar Sesin ben susarım anıların altına Sen yoksan ölümden ne farkı var El etme dön artık üzülecek martılar Dinlettin boynum bükük şarkılar Sesin ben susarım anıların altına Un tormentone estivo. Mi è piaciuta. Sì, perché un bel ritmo, ritornello che ti prende. Sì, bella da ballare, sicuramente. Sì, bella, bella. Lo metteremo in spiaggia la prossima volta che ci andiamo. Esatto. Ma questa è la prima canzone turca su questo stile più reggaeton. No, abbiamo ascoltato. Era Carso? No, qual era quella che Calbi mi Fendi. Ah, quella Calvin Fan, sì. Sì. È vero, me l'ero quasi dimenticata, ma quella era ancora più commerciale, sì, pop. Questo sì, è proprio più che reggaeton, era molto più. Sì, no, quella non era reggaeton, però era molto pop Sì, è vero, è vero. È vero. Estiva. Comunque a me è piaciuto, lui Sì. non mi dispiace. Ma è vero, è bella, bella. Fateci sapere se c'è qualche altra canzone loro sua che dovremmo ascoltare, se a voi piace e cosa ne pensate. Ovviamente fateci sempre sapere delle canzoni in Turchia, se effettivamente sono popolari, se i cantanti sono effettivamente popolari. Insomma, dateci qualche info dall'interno. Esatto. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi. Ciao!